Buongiorno, buongiorno a tutti, questa mattina siamo in diretta da Piazza San Pietro per raccontare la più grande ferita dell'umanità di questi decenni. Pensate, oltre 80 milioni di persone nel mondo, 80 milioni, hanno dovuto lasciare le loro case per persecuzioni, per guerre e cercare rifugio altrove, spesso non trovandolo. Peraltro domenica sarà la giornata mondiale del rifugiato, la Chiesa in prima fila, per questo siamo lì in diretta tra poco con Isabella Di Chio. Adesso andiamo in Piazza San Pietro, c'è Isabella Di Chio lì. Domenica sarà la giornata mondiale del rifugiato, giornata dell'ONU, vi ho detto prima, 80 milioni di persone nei decenni in fuga dalle persecuzioni, però Papa Francesco ha detto nessuno sia escluso dalla società. Per questo andiamo in Piazza San Pietro e vedo alle spalle di Isabella Di Chio un monumento che su questo ha un grande significato. Isabella, buongiorno. Buongiorno Rosario, sì, abbiamo scelto proprio di iniziare qui in Piazza San Pietro da questo monumento, il titolo è più che mai emblematico, Angels Unawares, Angeli senza saperlo, un monumento realizzato nel 2019 da Timothy Schmalz, uno scultore canadese voluto fortemente da Papa Francesco. Raffigura i migranti su una zattera, lo vedete, lo sta inquadrando in questo momento Alessandro Romani, che testimoniano la sfida evangelica dell'accoglienza. Sono circa 7.500 i rifugiati a Roma, secondo il rapporto del Centro Stalli e di IDOS, e noi stamani vogliamo proprio raccontare un progetto della Caritas di Roma, del Centro Stalli, degli Scalabriniani, che si riferisce proprio all'accoglienza dei rifugiati. Con noi c'è una rifugiata di 45 anni, Menai Chamleu, arriva dal Camerun. Ecco Menai, lei è ospitata in una parrocchia romana, ci racconta la sua esperienza? Sì, io sono ospitata nella parrocchia San Giuseppe al Trionfale. Sono stata accolta lì nel 2020 a novembre, quindi sto vivendo lì. Ti posso dire che è un piccolo paradiso. Abbiamo tutto e riceviamo tutto. Non manchiamo nulla, niente. E gli ospiti con cui vivo sono carissimi, veramente. E non so, non ce l'ho, parole non ce l'ho. Non ce l'ho perché mi vengono delle lacrime quando voglio parlare. Quindi un'esperienza profonda di integrazione e di accoglienza. Questo è scuro, veramente. Ecco. Grazie Menai per averci raccontato questa esperienza, e per parlare proprio anche di questa accoglienza c'è Monsignor Benoni Ambarus, Don Ben, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma con delega alla carità e ai migranti, un'esperienza, quella della Caritas, molto importante. Sì, crediamo che le persone che arrivano nel nostro paese hanno una grandissima sete di vivere, non vengono qui soltanto per fare i migranti a vita, cioè come se un migrante fosse uno che ha soltanto bisogno. Sono qui perché desiderano una vita diversa, migliore per loro. E allora noi crediamo nella loro sete di vivere, li vogliamo aiutare, ma allo stesso tempo a dire abbiamo bisogno che tu ci dia il meglio di te, cioè sono una risorsa per noi. E quindi li stiamo considerando non portatori di bisogni, ma portatori di una grande sete di vivere. E vogliamo anche valorizzarli e imparare pure da loro, da questo punto grazie di vista. Grazie Don Ben, torneremo a riparlarne più tardi. A te Rosario. Grazie Sabrina. Le storie del mattino a Buongiorno Regione, adesso quelle che arrivano in diretta da Piazza San Pietro con Isabella Di Chio a pochi giorni ormai dalla giornata mondiale del rifugiato. Isabella. Sì Rosario, torniamo in Piazza San Pietro per parlare di questo progetto che, come abbiamo detto, vede insieme Caritas, Centro Stalli e Scalabriniani. RICO è il nome di questo progetto, sta per rafforzare, integrare, costruire, ospitare, un progetto di inclusione sociale, lavorativa e abitativa. Padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Stalli, la Caritas partecipa con l'accoglienza nelle parrocchie, l'abbiamo visto con la storia di Menai, invece il Centro Stalli quale contributo dà? Accoglie negli istituti religiosi di Roma, sono molti gli istituti religiosi ed è un bel segno perché i religiosi mettono a disposizione alcuni spazi per l'inclusione di queste persone, creando quelle relazioni che molto spesso i rifugiati hanno perso. Ecco, quale incidenza ha avuto il Covid in questo periodo sulla vita dei rifugiati come sulla vita di tutti noi?
ha avuto un'incidenza molto forte perché molti di loro hanno perso un lavoro, quindi il fatto di avere una casa dove poter stare in sicurezza, questo è stato un elemento centrale che ha dato, diciamo, ha rafforzato la loro vita, la loro esistenza con uno sguardo sul futuro. Grazie a padre Camillo Lipamonti. Allora il terzo interlocutore, Emanuele Selleri, direttore esecutivo dell'Agenzia Scala Briniana per la cooperazione e lo sviluppo. Il vostro contributo qual è, Emanuele? Da parte nostra abbiamo voluto mettere a disposizione la nostra struttura, Casa Scalabrini 634, che si trova sulla via Casilina, già in un quartiere complicato tra Torpignattara e Centocelle, con l'idea di mettere insieme l'esperienza di accoglienza di alcuni giovani e nuclei familiari di rifugiati con la vita di tutti i giorni di una periferia romana. Lì, per noi la parola fondamentale è appunto integrazione, che attraverso l'accoglienza, quindi attraverso un luogo dove vivono delle persone rifugiate, si possa cambiare un po' il paradigma che dove vivono rifugiati non ci sia solo degrado o difficoltà, ma anzi ci sia bellezza e ci sia incontro. Grazie Emanuele Selleri. E noi vogliamo lasciarvi con questa immagine, con questo monumento, con i volti che raffigurano questo monumento, la forza e la sfida evangelica dell'accoglienza con quest'opera realizzata dallo scultore canadese Timothy Schmalz, e insieme possiamo fare la differenza, è il tema di quest'anno. E da Piazza San Pietro è tutto, la linea può tornare allo studio.